bambino che soffre è un bambino da amare due volte. Questo lavoro arriva dalla volontà di alcune persone di fare un regalo alla città di Palermo, all'ospedale dei bambini. Penso che sia un pensiero molto bello. Stiamo facendo una cosa importante, perché è importante quello che stiamo costruendo insieme. E il mio dipinto si intitola Ora ti passa. Ora ti passa. Perché è quello che mi diceva mia madre quando mi facevo male a una gamba, mi sbucciavo un ginocchio, quando diceva mia nonna. È un mantra, è un auspicio. Non è un volerti prendere in giro, ma è anzi un prendermi cura di te. Davanti all'ospedale servono a curare i bambini, perché la partecipazione delle associazioni attraverso queste donazioni non fanno altro che ci sia veramente un connubio stretto tra la città e l'ospedale, ma ancor di più tra il personale sanitario e i bambini che vengono qui curati. E la cura non consiste soltanto nella terapia medica, consiste nel prendersi cura di tutti i bambini a 360 gradi, fare sentire la città vicina all'ospedale, ma nello stesso tempo l'ospedale è l'ospedale della città. Il tema ricorrente della nostra associazione è quello della cura, sin dal primo nutrimento, appunto l'allattamento, e che vogliamo rappresentare con questi murales. Ora ti passa di Igor Scalisi Palminteri, e adesso con questo murale Isati, quindi alzati, vogliamo invitare i bambini a reagire, rappresentato appunto dal leone che rappresenta il coraggio. Il nostro auspicio è quello di rendere più leggero l'arrivo di un bambino in ospedale, sentirsi protetti. Il CESVOP si è emozionato non solo attraverso la mia persona, ma anche del comitato direttivo e degli operatori. L'Arte di Crescere è un'associazione che fa le cose, un'associazione che si impegna, un'associazione tosta, direi, che va fino in fondo alle cose, perché il volontariato soprattutto è un sostegno, una solidarietà, una cura delle persone più fragili. Con l'amico Giuseppe Chiarello abbiamo voluto colorare i muri, perché da anonimi li vogliamo fare diventare portatori di fiducia, di speranza. Il progetto nasce come donazione alla struttura ospedaliera ed è stato finanziato da 12 club Rotary dell'area palermitana. È un progetto le cui finalità non sono soltanto artistiche, ma anche sociali e di tipo curativo. Abbiamo fatto questo laboratorio con i dottori, il primario, il dottore Cipolla, che ringrazio personalmente, e che ha accompagnato lui stesso i bambini. Si sono appassionati, hanno dipinto una parte del muro sotto le attenzioni di Nino Carlotta. Si sono divertiti tantissimo, abbiamo regalato loro dei cappellini, delle matite, dei biscotti e siamo davvero felicissimi. Costruire reti di solidarietà, di supporto, creando momenti come quelli che sono stati con gli amici dell'Arte di Crescere, un'associazione con la quale abbiamo avviato un percorso di collaborazione che siamo certi porterà nuovi risultati nel breve periodo. Trovare quei presupposti per aiutare quelle fragilità che spesso e volentieri ci circondano, delle quali alle volte non ci accorgiamo.